scrivato pochissimo. Sono andato fino là, non ho visto nessuno. No, ma vedi che là sono passati, sono passati, è sentito il rumore. Sì. Quando io sono arrivato c'era già una macchina ferma che è sempre obbligato già di urlare. E poi altre due, io e un'altra macchina bianca, ci siamo fermati, l'istinto è tutto quello di scendere e bloccare subito il traffico. Una volta che c'erano già le prime macchine ferme, tra cui anche il pullman dell'FS, si sono andato proprio sull'orlo, sul ponte, per vedere se sotto c'era una macchina. Se una macchina era sotto, anche una moto, io non esitavo a scendere giù. Poi sono riuscito a mettermi in contatto con le forze dell'ordine e gli ho detto dappertutto. Bravo! Bravo. Non ce ne possiamo accorgere solo oggi. È anche la ragione per cui già a fine 2018 io stesso ho cercato di spingere molto, di coordinare per adottare all'inizio di quest'anno 2019 il piano Proteggi Italia. Ora è chiaro che non è che si adotta un piano organico per lavorare molto anche sulla prevenzione e non solo più sulla gestione dell'emergenza, non significa che l'adozione di un piano risolve i problemi. Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale, ora però dobbiamo spendere questi soldi, quindi dobbiamo assolutamente accelerare con tutte le opere e i cantieri che ci consentano di contrastare il dissesto idrogeologico. Ora è del tutto evidente che siamo in piena emergenza e quindi il governo prioritariamente sosterrà le istituzioni locali tutte per affrontare l'emergenza, sia con le risorse economiche che con l'allargamento dello stato d'emergenza e quindi la possibilità di intervenire con la somma urgenza per i sindaci e per il presidente della provincia. Un minuto dopo, usciti dall'emergenza, io credo che dobbiamo dare la disponibilità alla Liguria per immaginare un piano straordinario, perché gli eventi di questi ultimi anni ci raccontano di un territorio che ha fragilità conosciute e a volte anche sconosciute. È evidente, come è noto, che la Liguria, come ha riconosciuto anche il signor Ministro, ha un tema strutturale molto importante che comporta ovviamente interventi che non sono di somma urgenza ma sono strutturali, su cui ragioneremo ovviamente nei giorni a venire, non appena avremo concluso questa fase di emergenza e ridato ovviamente le strade a tutti i paesi isolati. Però se cade, perché qui le serie romane sono così noiose. Sostituire Di Maio, Grillo. Ciao, fare la pace al movimento. Qua, là. Attenzione. Infatti, siete diventati comici voi. Che rimane solido, però. Scusate. Di Maio, Grillo le ha confermato la fiducia in quanto capo. Siamo d'accordo su tutto. Abbiamo smentito tutte le leggende metropolitane di questi giorni. Grazie a tutti. Confermati gli stati generali. Grazie a tutti. Dov'è la mano? Sono confermati. Grillo le ha confermato la fiducia. Attenzione. Le ha confermato la fiducia. Se gli stati generali rimangono confermati oppure no, Di Maio. Grazie, arrivederci. Ci vuole anche un po' di coraggio per correre. Guarda, io tu ce l'hai il coraggio. Bisogna che noi non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro che si dice questo qua non va bene o non va bene. Adesso le situazioni devono essere chiare. Il referente è lui, il capo politico è lui, io ci starò un po' più vicino, quindi non rompete i coglioni, fatemi la cortesia, perché sennò ci rimettiamo tutti. Grillo ormai che dice bisogna fare un nuovo contratto con la sinistra, Grillo che diceva che non bisogna far votare gli anziani, ma anche che le elezioni sono superflue, sono vicinissimo ai tanti elettori, ai milioni di italiani che hanno creduto nella rivoluzione a 5 Stelle, nel cambiamento a 5 Stelle, nella diversità a 5 Stelle e adesso sono schifati, delusi, a volte rassegnati, ma spero di no, perché dalla rivoluzione si è passato a Renzi.